Bentornati in Transport Fever 2. Nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati con questa ferrovia che comincia a portarci un po' di soldi. Qui, ad esempio, arriva un altro quasi milioncino. E soprattutto a trasportare combustibile e pane a South Sea, che si sta sviluppando. Ora, l'obiettivo per questa puntata è costruire una derivazione collegando questo secondo pozzo di petrolio e mandare i due treni a tenere un treno per questo percorso qua e ritorno, e un treno per fare il giro lungo che carica petrolio dalla South Sea Oil Well. Perfetto, andiamo a creare questa derivazione immediatamente con una bella stazione cargo di un binario 80 metri, più che sufficienti per i treni di questo periodo. Poi a un certo punto temo dovrò allungare tutte le stazioni. Ma è un problema che ci porremo successivamente. Ok, e ora sganciamo questo ricongiungimento, questo ricongiungimento qua, e colleghiamo questo binario alla, ce la posso fare, alla stazione. Ho sbagliato molto probabilmente il punto di partenza, riproviamo. Ok. Non sembra volerne. Allora, vediamo un po' meglio. Mi dà costruzione non possibile per qualche ragione, proviamo a eliminare un pezzo e vediamo se siamo più fortunati. Ok, era un qualche tipo di bug. E con una piccola curva andiamo a congiungerci a questa derivazione, che poi ricongiungerà rapidamente con il percorso principale, con un segnale in uscita. Quindi questo percorso funzionerà in questo modo. Sul percorso parallelo ci saranno altrettanti semafori per garantire un flusso maggiore di traffico se vorremmo mandarlo verso la città. E a questo punto ragioniamo sui due treni. Allora, carburante South Sea. Non si ferma più alla prima stazione, ma da South Sea passa ecco, ho sbagliato completamente. Quindi prima di andare a rifare, allora metto in pausa perché sennò qui è un disastro. Devo andare a girare tutti questi segnali o a rimuoverli del tutto. Allora, perché questa è la strada in risalita, perché da South Sea va a caricare. Intanto questo treno lasciamolo passare. E questa sarà la strada in discesa per South Sea. Allora, quindi, dicevamo, segnali, questo segnale in su, questo segnale in qua, questo segnale in qua, questo segnale in qua, e un ulteriore segnale al ricongiungimento. Dopodiché, logicamente, dall'altra parte avremo questo segnale, questo segnale, un equivalente di qua, e così via. Perfetto. A questo punto,
questo treno effettivamente potrà avere una nuova stazione qua. Quindi andrà all'annex che è qua, quindi a Ongar che è qua, e quindi tornerà a South Sea completando il loop. A South Sea Central dovrà caricare tutto, tempo indefinito, full load di logicamente solo petrolio. A questo punto abbiamo due treni che stanno circolando su questa linea e ne creerei quasi quasi un terzo direttamente. Allora, vediamo intanto se qui sta effettivamente caricando. Ok, non sta caricando perché ho sbagliato qualcosa. Ok, cosa gli ho detto? Io gli avevo detto correttamente petrolio. Sì, ma questo non è il petrolio, ma è il petrolio raffinato, quello che gli ho segnato, quindi mettiamo quello corretto. Perfetto. Allora, qui abbiamo abbastanza petrolio, fortunatamente. Quindi dovrebbe essere in grado di caricare. Ha caricato quasi tutto, perfetto. Dunque, ora potremmo pensare a un altro treno con questa locomotiva e tot vagoni. Non mi ricordo quanto costavano questi treni, adesso andiamo subito a scoprirlo. O magari c'è addirittura un'altra locomotiva già pronta, con 8 vagoni. Allora andiamo nel deposito, compriamo un veicolo con la nostra bella locomotiva. Allora, questa ha un power di 200, questa è di 213. I costi sono vicini e questa però ha più tractive effort, quindi penso sia in realtà più potente. Non so perché questi costa di più, probabilmente perché è più corta, non lo so. Dicevamo 8 vagoni. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. La capacità è, possiamo provare ad aggiungerne ancora uno, e costa 2 milioni che abbiamo. Perfetto, questo treno farà una nuova linea da qui a qui a qui e basta. Qui caricherà tutto il petrolio 100%. Qui caricherà tutto il questo e qui non caricherà nulla. Perfetto. Nel primo caso sarà un full load e direi anche nel secondo. Ok, vediamo se questo treno sta già partendo. La linea la chiamiamo petrolio. Sì. Allora, è già arrivata a questa stazione, perfetto, ha caricato, non ha caricato perché devo aver sbagliato nuovamente
tipo di carico. Oggi va così. Petrolio South Sea, questo è l'annex. All'annex si produce questo ed è corretto. 100% di caricamento. Unload di questo. Ok, qua invece l'unload è di questo. E qua, aggiungiamo questa stazione di nuovo con l'unload di niente e il load di questo. Perfetto. Load full. E quindi vediamo se ce l'abbiamo fatta. Ha un carico solo di 10 in realtà, per qualche ragione. Meglio che niente, però. E lascia giù tutto quello che deve. Vedo che abbiamo intanto già fatto un altro milioncino, con il quale per il momento vado a ripagare un po' di debito. E vediamo se questo sistema ora sta cominciando a funzionare. Qui ha caricato immediatamente il treno intero, 50. Qui invece penso che sia solo 45, c'è un vagone di più qua. E se effettivamente comincerà a esserci troppo carburante, potremmo portarlo tranquillamente a hangar. Intanto qui facciamo questa, chiamiamola petrolio hangar. Viene caricato tutto e il treno riparte, perfetto. E qua invece vorrei creare un bypass. Ho perso il treno arancione. Vediamo dov'è. Ok, si è fermato qua. Ok, cominciamo ad avere troppi treni troppo vicini e quindi andiamo a creare effettivamente ulteriori bypass o ulteriore siding, per usare un nome più preciso. Potrei addirittura raddoppiare totalmente il binario e tagliare la testa al toro. Faccio una roba abbastanza simile a un raddoppio di binario. Andiamo a mettere i segnali. Questo in uscita. E questo di qua. Bene. Allora, quello che non capisco è perché questo abbia problemi a caricare. Ok, penso che sia per la conversione del tipo di.
42-45. Creo un ulteriore bypass qua. Proprio un bypass della stazione, come se fosse un secondo binario. Che logicamente funzionerà solo in questo senso. E naturalmente andiamo a fare un bypass anche in questa stazione. Che potrà funzionare anche lui solo direi in questo senso. In realtà non è così ottimale questa cosa qua, però, perché poi nell'altro senso quando torna indietro si fermerà comunque. Mettiamo un segnale di fermata prima di questa derivazione, anzi proprio prima della stazione, ecco, che è dove gira l'altro treno. Ok. A questo punto stiamo ricominciando a guadagnare un bel po' di soldi, siamo assolutamente in attivo e quindi procediamo a ripagare il debito. Ok, leviamo questo messaggio e qui cominciamo finalmente ad avere parecchio combustibile e siamo quasi vicini al livello 2. E direi che in questo caso andiamo a trasportare direttamente petrolio. Siamo belli comodi. Aggiungendo una stazione, una truck station. Che metto in questa posizione in modo che possa essere estesa eventualmente. Qua dovrebbe esserci comunanza tra i due e quindi andiamo a mettere un po' di fermate del petrolio. Allora, questa gestisce tutta questa parte della città, questa gestisce questa parte della città e facciamo un'ultima fermata qua, giusto per stare tranquilli. E anche qua andiamo a mettere un deposito e andiamo a comprare un po' di veicoli che sono nel nostro caso sempre questi carretti da 5. Ok, overloaded, eccetera. Questi carretti da 5. Qui c'è un carro da 6 persone. Da 5, da 5 e da 5. Ok, questo fa i 20, questo fa i 25. Penso che sia un primo camioncino. Sì, della Daimler. Allora, ne compriamo un 10. Crepi l'avarizia. E facciamo una nuova linea da qui a qui a qui e a qui. Qua logicamente facciamo un full load. I camion logicamente partono tutti nella direzione sbagliata perché non dovrebbe essere così in fondo, no? Questo treno adesso è pieno, sì. Qua effettivamente siamo vicini al completamento del trasporto. In realtà, ah, ecco qual era il problema. Il problema è sostanzialmente che ci sono
Sì, è una cosa che non mi piace tanto di questo gioco, il fatto che gestisca i carichi per linea. Quindi questa linea ha tutto la benzina necessaria, questa invece non ne ha perché viene tutta occupata sostanzialmente da questa parte. Quindi noi cosa dovremmo fare qui? Dovremmo costruire una seconda una seconda piattaforma per i materiali che non possiamo purtroppo costruire perché abbiamo detto che questo è un binario esterno alla stazione. Quindi ora andiamo a fare un disastro, chiudiamo tutto e buttiamo giù questo binario che avevamo così costruito per fare un bypass. E andiamo a fare una seconda piattaforma con un secondo binario e si fa in questo modo. Mettiamo giù la seconda piattaforma, o anzi, mettiamo giù il secondo binario che è un pochino più carino. Ok, qui c'è una cosa ancora esterna, quindi dobbiamo fare così prima e giù questo. Ok, soldi ne abbiamo, quindi non mi preoccupo di quell'aspetto lì. E andiamo a mettere giù questo binario, appunto, questo binario di una stazione. E ok, è sempre un binario da 8. E andiamo a mettere su questo binario la effettiva seconda piattaforma. Andiamo a collegare il binario con il sistema e andiamo a mettere i segnali nella direzione giusta, ovvero anche questa piattaforma andrà in questo senso. Ok, e qui saliamo in questo modo. Non proprio in questo modo, prima ci stava, adesso evidentemente col fatto che è ogni tanto combina queste cose che non si collega, ma è a posto. Bene, perfetto. A questo punto qua un segnale dritto, qua un segnale dritto. E ora il treno petrolio hangar non parte dal binario 1, ma dal binario 2. E nel ritorno verso Horsham, gli aggiungiamo questo punto di riporto che però non è qua. Allora, questo lo leviamo e aggiungiamo la stazione che manca, che è questa. Station. Perfetto, a questo punto qui è sempre un caricamento intero, al completo, chiudiamo e qui è logicamente non scaricare nulla e carica solo il petrolio grezzo. Quindi il treno parte da qui, va sul secondo binario dove vediamo che si stanno già preparando i carichi. Arriva in fondo, quando torna indietro prende questo binario qua, quindi non andando a dar fastidio agli altri treni. Vediamo se è tutto corretto e intanto vediamo anche se qua il carburante cominciamo a trasportarlo. In realtà non stiamo trasportando un granché, perché piano piano dovranno completarsi gli ordini che andranno verso hangar e per il momento sono solo 10. Qui abbiamo trasportato il 10%, eccetera. Forse il numero è un po' elevato di camion che abbiamo acquistato. Allora, se questo passaggio sul ponte, il ponte naturalmente non lo raddoppiamo. Questa è già la linea arancione, sì. E
E vediamo che effettivamente va in quella direzione. Non doveva fermarsi, però. Vabbè, a questo punto questo manage line, perché ha fatto logicamente casino. E quindi questo lo giriamo. E vediamo se si risistema. Ok, un camion ha fatto il giro, sta partendo anche il secondo. E vediamo che sono veicoli a motore, perfetto. E finalmente non mi sbaglierò più dicendo carrozza al posto di camion. Perché finalmente abbiamo dei camion. Questi passano correttamente al di sotto. Abbiamo avuto il primo upgrade di questa industria, immagino, sì, che è al secondo livello. E ora dovrebbe riuscire effettivamente a produrre più petrolio, più combustibile. Allora, questa è l'arancione, sì, che è carica abbastanza. Arriva. Riparte con destinazione Horsman. Horsman è effettivamente qua dove deve caricare la benzina, cioè il petrolio. Dai, petrolio, benzina, combustibile, è tutto uguale per me. Allora. Vediamo se non fa più l'errore di fermarsi e se prende il secondo binario. Paghiamo un paio di ancora un debito. E direi anche un altro se ce la facciamo. Perfetto. E non si ferma correttamente. Vediamo però che anche qui all'annex, qui c'è solo 18 di petrolio. Perché per qualche ragione c'è uno sbilanciamento assurdo nelle due parti. Dobbiamo portare più petrolio, quindi. Qui è carico, logicamente sta aspettando via libera quando verrà superato questo segnale. Riparte. Si rifermerà, ma poi avrà quasi subito il via libera. Ripaghiamo intanto. Ecco, questo adesso si è fermato effettivamente nella posizione giusta e sta aspettando il pieno carico, che sarà dovuto dalla produzione che ora sta arrivando di questo petrolio. Adesso arriva un altro treno carico carico e qui stiamo veramente cominciando a guadagnare dei bei soldi. Continuiamo a ripagare tutto il debito che abbiamo, non possiamo ripagarlo perché non abbiamo abbastanza, e finalmente forse questo riuscirà a partire a pieno carico. No, solo 43. Però c'è il semaforo rosso, poteva stare lì ancora un pochino. E anzi, ora glielo dico proprio nel manage line, che all'annex può tranquillamente aspettare più di 3 minuti. Ok.
Qua abbiamo un sacco di auto ferme. Lo shipment sta purtroppo diminuendo. Non capisco perché non viene spostato più verso South Sea. Mentre questo treno è ancora completamente carico, sì. Allora, abbiamo ancora un 3 milioni di debito, siamo a 30 minuti di episodio, quindi siamo prossimi alla chiusura. È arrivato un altro bel treno che riparte e mi sembra che stia andando tutto alla grande. Fermiamoci qui un momento a vedere i nostri nuovi camioncini, veramente belli. E con questi camioncini che girano tutti belli e allegri per la città, vi saluto e vi rimando al prossimo episodio dove continueremo a espanderci, probabilmente andando a sviluppare questa città. Al prossimo episodio!